Eccoci qua, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Da dietro si intravede qualcosa perché sto per annunciarvi che stamattina in questo nuovo vlog ci sarà un'altra ricetta, sempre ovviamente che si cucina, si prepara nel periodo di Natale, però potete anche prepararla in qualsiasi momento dell'anno, cioè non c'è un momento particolare, però comunque si prepara anche alla vigilia di Natale. Allora, ragazzi, se vedete un po' il viso gonfio è perché ho avuto problemi con il molare. E niente, ragazze, purtroppo sono stata malissimo. Sono stata già dal dentista, ora devo riandare mercoledì. Va bene, ci prendiamo tutto. Facciamo la volontà di Dio, ragazzi. Adesso sto prendendo antibiotico e Bentelan. Speriamo che poi dopo, piano piano, si vada a sgonfiare. Allora, rullo di tamburi. Vi dico subito che oggi prepareremo la pizza di scarole. Allora, tra poco vediamo gli ingredienti che ci serviranno per preparare la pizza di scarole. Con gli ingredienti che ci serviranno per preparare la pizza di scarole, iniziamo subito con. Io ho preso la farina caputo proprio per la pizza, ragazze, perché comunque ci vorrebbe la farina Manitoba. Io ho preso la caputo, però se voi volete farla e non avete la caputo, avete un altro tipo di farina o dovete comprare la farina, potete comprare pure la Manitoba. Poi ci vuole la semola di grano duro. Io ho preso questa qua della Divella. Olive, ci vorrebbero quelle di Gaeta, però io ho preso delle classiche olive nere perché di Gaeta il fruttivendolo non ce l'avete. Però io vi dico ovviamente che ci vogliono quelle di Gaeta. Allora, poi lievito fresco, capperi che vanno ovviamente dissalati, giustamente perché sennò dopo li sciacquiamo. Poi acciughe, io avevo i filetti di alici dell'MD, aglio e ovviamente la scarola, che è uno degli ingredienti principali. Allora, questo è poi ovviamente il sale. Un'altra cosa, ci sarebbero voluti nella tradizione anche l'uvetta e i pinoli, ma siccome a noi non piacciono, neanche a mio padre, allora li evito di mettere l'uvetta e i pinoli, però se voi li volete mettere, infatti nella ricetta io vi ce li metto, li mettete se piace, Vi ho ok? fatto vedere gli ingredienti. Ora mettiamo in azione la planetaria perché l'impasto ovviamente viene molto molto meglio di quello fatto a mano, perché io nel frattempo che si impasta e poi riposa metto a preparare la scarola sciacquata ovviamente e poi cotta in padella. Andiamo subito a preparare Ecco l'impasto. qua la planetaria. Allora, 500 grammi di farina Manitoba, 100 grammi di semola, mezzo cubetto di lievito, lo andiamo a sbriciolare. Ecco qua. Metto anche un po' di zucchero, così il lievito, cioè l'impasto lievita meglio, eh? Un po' di zucchero. Io, dopo aver messo tutto questo, io vado a chiudere, excuse me, chiudiamo e attiviamo e piano piano ci mettiamo l'acqua un po' tiepida. Allora, iniziamo ad impastare e ci vado a mettere piano piano l'acqua. 370 millilitri di acqua. Ora metto, dopo l'acqua, mettiamo una presa di sale. Una presa, ragazze. Facciamo andare.
Allora, l'impasto si è incordato, ora lo mettiamo a lievitare nel forno con la lucina accesa. L'impasto è pronto, metto un po' sul fondo, un po' di semola e vado a ricoprire con un canovaccio e messo al forno con la lucina accesa. Semola messa sul fondo, vado a ricoprire con il canovaccio. Uno o due ore, in base, penso più due ore, perché comunque deve raddoppiare di volume. Allora, in padella ho messo olio extravergine e aglio. L'ho messo a soffriggere. Adesso ho lavato la scarola, eccola qua. La vado a mettere cruda in padella e ragazzi, scusatemi. La metto cruda in padella, ma non la rimango lunga, perché vedete, questa è la scarola. La vado a spezzettare. Così. No, l'ho imboccato, la scarola è bagnata, quindi ho spento un attimo, attendiamo che si raffreddi un po' l'olio. Andiamo a fare a pezzettini, così non è tanto lunga. Così riusciamo pure a spargerla sull'impasto della pizza. La pizza di scarole. Sono 550 grammi di scarola, ragazze, per questo impasto che abbiamo fatto. Poi, se volete raddoppiare la dose, volete fare più di una, l'ortamaggio, ne volete fare più di una, ovviamente non è 550 grammi, fate anche un chilo di scarola, va bene, Trevi. Allora, ora vi faccio vedere, mamma mia, mio padre Travis, sentite la porta magica, messa la scarola in pentola, ora andiamo a mettere il coperchio, riaccendo perché sennò la scarola, però ho fatto soffriggere già un po' l'aria, vediamo che si sarà, Maro, allora. Poi quando vediamo che sta iniziando ad appassire, a cuocersi, mettiamo un po' di sale, olive e capperi. Mettiamo olive e capperi. Passo un po' la fiamma, andiamo a girare. Ragazzi, ripeto, ci sarebbero voluti pure l'uvetta e i pinoli. Non li ho messi perché papà dice che non ha i denti, i pinoli non li può mangiare, mio marito non gli piace, allora li ho evitati, però se a voi piace metteteli pure. Allora, qua le scarole già si sono appassite, aggiusto un po' di sale. Un po', andiamo a rigirare un altro pochino, facciamo cuocere per un'altra
diciamo una mezz'oretta, ma dobbiamo vedere il gambo della scarola se è cotto. Poi dovrà andare in forno. Allora, vi faccio vedere. Carole, olive, capperi, aglio, tutto quanto in prima. Ok? Lasciamo andare un pochino. Allora, volevo farvi vedere, mentre si finisce il tutto, mentre l'impasto cresce e tutto qua, volevo farvi vedere che ho messo a spugnare il baccalà per Natale. Allora, l'abbiamo comprato già adesso con Francesco, perché abbiamo pensato che più sotto, a parte i costi che erano maggiori, quindi l'abbiamo preso adesso, l'ho messo già a spugnare, a spunza, mi dicimmo. Questo mi sembra che è il terzo giorno, domani sarà il quarto giorno, poi dopo lo congelerò per questi giorni finché non viene la vigilia. La sera prima lo metterò a scongelare e poi sarà asciugato e fritto, quindi abbiamo anticipato un po' i tempi quest'anno. Allora, dopo un paio d'orette che ho fatto lievitare, ecco qua il nostro impasto è lievitato. Ora vado a reimpastarlo sulla tavola e formiamo due panetti. Allora, mannaggia, io non mi vedo mai. La parte di sotto e poi andiamo a ricoprire la parte di sopra, sempre con l'altra parte della pizza. Ecco qua. Allora, mo adesso andiamo a mettere, ho preso la teglia questa qua e ci vado a mettere l'olio. Che cospargerò per tutta la teglia. Ecco qua. Allora, messo scarole, olive e tutto il resto, adesso ci vado a mettere giusto qualche filetto di acciuga. Ovviamente qui è lo stesso discorso che ho fatto con i pinoli e l'uvetta, a noi non piacevano e non li abbiamo messi, e così vale anche per voi: se non vi piacciono le acciughe non le mettete, noi li mettiamo perché a noi piace. Ecco qua, mettiamo qualche acciughina. Giusto per il sapore, ovviamente, eh? Non è che, perché poi non ne ho neanche tante. Ecco qua. Ecco qua.
ora vado a mettere l'altra parte dell'impasto. Ragazzi, io vado un po' a bucherellare sopra. Veramente dovevo farlo anche sotto, ragazze, però mi sono dimenticata. Andiamo a bucherellare un po'. Mamma mia, che maltempo, ragazze. Fanno dei tuoni assurdi. Allora, ho bucato un pochino. Mettiamo giusto un po' d'olio sopra. Con la mano vado a stendere un po' l'olio. Ecco qua. La maglia glutinica è molto forte, ragazze, ve lo dico già, di questo impasto. Trevi. Ora, eccola qua, la pizza di scarole. Ora vado ad infornarla a 200 gradi per 20 minuti. Io però è ventilato il forno, però se vedete che sopra non è ancora rosolato, fate stare altri 5 minuti, va bene? Andiamo. Allora ragazze, io ho abbassato un po' il forno, i primi 10 minuti l'ho messo a 200 gradi, adesso l'ho messo a 180 gradi. Va bene? E faccio quegli altri 10 minuti, li facciamo almeno per me che ho il forno ventilato. Pizza di scarole l'ho spenta. Ora la faccio riposare giusto un po' nel forno e poi ve la faccio vedere. Allora, amiche mie, un accorgimento veloce per quanto riguarda l'impasto. Allora, io l'ho sbriciolato, ragazze, però ragazze non fatelo, mettetelo in un bicchiere, pure mezzo bicchiere di acqua con un po' di zucchero, lo fate sciogliere, perché secondo me, a mio parere, la lievitazione viene meglio anziché sbriciolarlo. Ma è una riflessione che ho fatto io per me. Comunque voi non lo sbriciolate, fatelo sciogliere in acqua tiepida, va bene? Ora, eccola qui la pizza di scarole. Sopra è venuta colorita perché abbiamo messo l'olio, ragazze. Se invece non lo mettevamo, ci cioè rimaneva bianca. Però io l'ho messa per darle il colore. Ragazzi, l'impasto è croccante, non è morbido. Cioè dentro è più morbido e fuori ha una consistenza un po' più dura, più croccante. Ok? Ed ecco la pizza di scarole finita. Allora, sta Mary P che purtroppo voi sapete che io non posso assaggiare al momento. Ok, fai pesciolina. Non posso assaggiarla al momento perché ovviamente intervento, però Mary P mi sta facendo da, come possiamo dire, degustatrice. Com'è sta pizza di scarole? Molto buona, complimenti, complimenti. Allora, poi un'altra cosa, le olive se le trovate snocciolate o le denocciolate è meglio. Travis sta vedendo che Mary P sta mangiando la pizza di scarole. Ma ve lo faccio vedere. Sta chiamando Mary P perché no, a te no, sono i croccantini. Quindi se trovate le olive denocciolate ancora meglio. Mary P, l'impasto com'è? Buonissimo. La bandina è buona uguale. Buonissimo, mamma mia, che peccato, volevo assaggiarlo giusto un po', però non posso, ragazze. Allora, mi auguro che vi è piaciuta la mia ricetta. Ovviamente nell'info box, nella descrizione troverete tutti gli Allora, ingredienti. volevo dire che questa pizza di scarole la potete comunque mangiare alla vigilia di Natale, se la volete preparare, consigliabile proprio come tra gli aperitivi e l'antipasto, la potete mangiare.
la potete mangiare anche se dopo il primo, dopo il secondo, cioè, però in genere la si mangia durante, accompagnata durante l'aperitivo. Un bacione alla prossima ricetta. Travis è formidabile. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io da poco, cioè non è che da poco mi sono svegliata, mi sono alzata dal letto perché sono stata anche un po' a letto sveglia, così, un po' a vedere il cellulare, un po' Instagram, un po'. E niente, ragazzi, stamattina vado al cimitero da mamma perché ho fatto fare la foto vicino all'oculo. E già era pronta il mese scorso, però il marmista mi aveva chiamato nel momento in cui io stavo in ospedale, quindi e gli dissi che non potevo. Ed oggi l'ho contattato stamattina presto e ho detto che stamattina se era possibile andare a mettere la foto, e ha detto di sì. Poi più tardi alle 11 vado dal dentista perché ragazze tengo due molari che hanno delle carie, cariette e mi fanno un po' male. Quindi già le dovevo curare tempo indietro, ragazze, ma per la paura del dentista, ragazze, io ho fatto l'intervento, vedete, sono stata coraggiosa, ma il dentista mi mette ansia e paura ancora di più, non so perché. E vabbè, io vado raga, mi vesto e vado da mamma. Che tra l'altro stanotte ho sognato di abbracciarla. Vabbè, poi il sogno era particolare, però comunque l'ho abbracciata. Allora, eccomi qua, sono al cimitero e ho messo la foto a mamma, adesso vi faccio vedere dove sta. Eccola là, la mia mamma, là sono i suoi genitori. Mi ha messo sta foto. Ho scelto un'altra foto in confronto a questa qua che c'era, avevamo questa, mi piaceva più questa qua, ma dovete sapere che la foto originale, per fare poi la foto sulla ceramica, ragazze, non sono riuscita più a trovarla, non so se l'abbiamo smarrita, se... Non lo so, quindi ho dovuto prendere ancora un'altra foto, lì era del battesimo di Pietro, e per farle fare la foto. Vabbè. Ciao mamma, adesso vado perché a me stare qui mi fa molto male. No, Pietro, stai fermo, non toccare niente. Ma sei stupido, ci fanno la multa! Ma che me ne importa? Ma sei stupido! Voglio arrivare alla cima dell'albero! Mamma mia, ma non mi dico è gigantesca! E poi buttarmi! Tra poco si accenderà quest'albero! Sei contento di vederlo? Sì? Avete visto, hanno allestito questo grande abete, questo abete che c'è nel castello con tante palle di Natale giganti. Bellissime, pieni di fili, di luci. Io avrei paura per andare lì, ci stanno le cose di Natale lì dentro. L'immaginazione di questo bellissimo castello adibito a, naturalmente al Natale. Ed ecco a voi il protagonista di questo fantastico castello, il nostro e il vostro Babbo Natale! Tra pochi istanti ci sarà l'accensione dell'albero. E partirà tra pochi istanti anche lo spettacolo Polvere di Stelle. Ora, dopo foto con Babbo Natale e tutto quanto, adesso finalmente accenderanno l'albero in piazza. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sì! Grazie.
Ma loro sono che c'è Pietro? Vuoi pure i popcorn? Allora, con questo campione devo fare uno a campione e due alla due. Che bella questa pistola. E a chi devi sparare, Nepi? No, all'elfo no. Poi chi te lo prepara il regalo? Niente regalo di Babbo Natale. Allora abbiamo concluso la serata con una Pepsi e una bella piadina. Ti piace questa piadina? Dico, ti ho mangiato pure una confezione di patatine che devo ancora arrivare. Stasera mamma gli ha fatto questo uscita, questo piccolo regalino di uscire, è vero? Mangiare fuori. Allora, Pietro mi sta provocando, dice la verità, mamma, non vorresti. Allora ragazzi, veramente, con la mente mi verrebbe pure voglia di assaggiarla, però non. Cioè, però se all'atto pratico dovrei farlo, non riesco ad ingoiarlo, non so. Non mi viene. Io ho il mio passato di lenticchie a casa che mi aspetta. Mi piacciono. Ragazze, stranamente. Diciamo che questo intervento mi ha cambiato anche dal modo di pensare, non so. Grazie di aver guardato il mio video. Grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video. A Casa di Alfi, ciao!